Ciao a tutti ragazzi, nel video precedente vi ho parlato delle anteprime AM di casa Decathlon e il video lo potete trovare qua sopra. Adesso vi parlerò dell'AM100S. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto. Perché utilizzare questa mountain bike o acquistarla? Questa mountain bike è la mountain bike più scassona che Decathlon produce, cioè significa che si riesce a guidare tranquillamente su sentieri molto tecnici, ripidi e difficili, a differenza dell'XC100S. Questo perché all'anteriore abbiamo 150 mm di escursione ed al posteriore abbiamo ben 140 mm di escursione. Ciò garantisce un ottimo assorbimento dell'asperità del terreno e quindi maggior controllo. L'XC100S ricordiamo che ha 120 mm sia all'anteriore che al posteriore. Ma adesso parliamo bene nello specifico di tutte le componentistiche. Allora, davanti e dietro abbiamo freni SRAM Level T. Davanti 4 pistoncini e dietro 2 pistoncini. Freno anteriore 180 mm e posteriore 160. Garantiscono un'ottima frenata, ma questo lo vedremo in un prossimo video dopo il video della discesa in cui l'ho testata un po'. Abbiamo una trasmissione completa NX, guarnitura, pacco pignoni e deragliatore. Il pacco pignoni è 11,50-20, mentre la corona è 34. Alcuni iscritti hanno letto che nel 2021 la bici uscirà già col 30-20, ma a me è arrivata col 34. All'anteriore abbiamo un RockShox 35 Gold con steli da 35 che garantiscono maggiore rigidità. Perno ovviamente passante, regolabile sia in rebound che in compressione e bloccabile direttamente da qua sopra. Al posteriore troviamo una Manitou McLeod regolabile in rebound, in compressione e bloccabile direttamente da qua. Consiglio però, appena avete acquistato la bici o se non siete in grado di farlo, fatelo fare ai tecnici Decathlon, l'ammortizzatore è montato come sull'XC100S, cioè con il blocco e la regolazione del rebound qua sopra, che è molto scomodo da fare quando si è in bici. Quindi io l'ho ruotato verso il basso e qua è molto più comodo da raggiungere. Inoltre, come abbiamo potuto vedere, chi l'ha notato bravissimo, sull'AM50S è già stato montato al contrario come ho fatto io. Quindi molto bene Decathlon che è riuscita a risalire questo piccolo errore, diciamo. Ora parliamo del reggisella telescopico. Molto comodo quando si fanno salite e discese. La bici ne è provvista originalmente, a differenza dell'XC100S. Ho dovuto regolarlo un po' perché la bici, come mi è arrivata, non era proprio regolata al massimo, dovevo proprio tirare tutta la leva. Misure come per tutti i modelli AM, S e M hanno un 120 di escursione, mentre L ed XL hanno 150 mm di escursione. L'unica differenza che c'è tra S e M e LXL, oltre al reggisella telescopico, ruote da 27,5 per le taglie piccole e 29 per le taglie più grandi, e anche questo rinforzo sul tubo verticale. Ho anticipato le misure delle ruote che, come detto poco fa, sono 27,5 per le taglie più piccole SM con due copertoni differenziati. Al posteriore abbiamo un Hutchison Taipan e dall'anteriore un Toro. All'anteriore abbiamo un 2,35 e al posteriore un 2,25. I cerchi sono gli stessi che montano tutte le categorie AM nuove e anche XC100S, i Duroc da 30 mm di canale, quindi molto larghi, si possono mettere copertoni anche leggermente più grossi. Essendo perni passanti, donano molta rigidità alla bici. Ultima cosa, ma non per importanza, ora parliamo del manubrio. Il manubrio è 76 cm, quindi bello largo, con una pipa da 35, quindi molto corta, ed è la stessa pipa che avevo montato sull'XC100S. Desta alla serie sterzo abbiamo la possibilità di montare un ciclo computer, come per altri modelli di casa Decathlon, quindi molto comodo. Purtroppo, a differenza del modello 2019, hanno tolto il combo lock a manubrio ed hanno sviluppato il telaio in maniera diversa. L'angolo di sterzo adesso è 66
6, quindi più chiuso dell'XC che è 69,5. Se volete mettere un combo lock, la spesa più o meno si aggira sui 400 euro e ve lo sconsiglio. Per questa fascia di prezzo di 1600 euro la bici vale veramente la pena di comprarla. Tutte le impressioni dopo il test ve le spiegherò in un video dedicato, quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervelo. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e se avete qualsiasi domanda riguardante la bici scrivetele pure nei commenti. We'll be right back.